Ah, ci sono gli alberi che confondono tutto, non si capisce. Sì, proprio ci sono gli alberi. Qualsiasi punto sarà... Si vede qualcosa? Sì. Se mi dai la macchina fotografica, qualche foto la posso fare. Prova. Che stato in alto. Mi chiamo Marco Marchese del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e sono dirigente dell'Associazione Calabria Radicale. Siamo a Fiume Freddo e alle nostre spalle c'è il ricovero degli scuolabus ed è un fabbricato, questo qui, il cui proprietario è il comune. E siamo venuti qui per fare una denuncia stamattina. Abbiamo fatto un po' gli abusivi, ma non potevamo fare altrimenti perché dove abbiamo piazzato il gazebo. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Salve. Dovete rimuovere subito il gazebo. Va bene. Noi un altro cuore stiamo però. No, dovete togliere non subito. Dà fastidio a nessuno. No, dovete togliere subito perché già il comandante dei carabinieri ci ha chiamato per intervenire. E eventualmente che cosa rischiamo? Un verbale? Sì, un verbale. Ve lo devo fare subito. E che cosa comporta? Sono pubblico senza autorizzazione. Che cosa comporta? È una sanzione amministrativa. Di quanto? Di 516 euro. 516 euro? Ce l'abbiamo 516 euro? Comunque, se voi dovete manifestare per queste cose, come è giusto, penso, perché... No, lo stiamo facendo per il paese, quindi se lei avete magari ragione, ci fa... Allora, noi facciamo una cosa. Apprezzo questi giovani che fanno... Però lo puoi inquadrare da quella parte là. Dove abbiamo piazzato il gazebo e distribuito volantini, se avessimo fatto una richiesta formale non ci avrebbero mai concesso l'autorizzazione e quindi stamattina abbiamo fatto un po' i disobbedienti civili a fin di bene chiaramente perché abbiamo fatto una denuncia molto seria e quindi... spalle, dicevo, c'è il ricovero degli scuolabus di Fiume Freddo e questo è uno stabile dove poi trova ricovero anche una pala meccanica, dei mezzi del comune e poi se puoi zoomare c'è anche quel furgoncino che ci hanno riferito che è il furgoncino che porta le derrate alimentari alla mensa scolastica. Allora, vi racconto l'antefatto. L'antefatto è molto semplice. E la nostra associazione circa due mesi fa, e precisamente il 6 marzo, ha organizzato qua a Fiume Freddo una conferenza sull'amianto, quindi sulla presenza dell'Eternit e dei prodotti contenenti amianto sul territorio. E erano presenti anche esponenti dell'amministrazione comunale. Quando noi normalmente quando facciamo queste iniziative personalizziamo sul posto la situazione, quindi abbiamo fatto un giro nel paese e abbiamo fatto degli scatti fotografici della presenza dell'Eternit sul territorio. La situazione di Fiume Freddo per fortuna non è gravissima, ma i prodotti che contengono amianto ci sono e come. Però la nostra attenzione si è concentrata sul fabbricato di cui vi parlavo poco fa e che sta alle nostre spalle. Perché uno è ricoperto completamente di Eternit, due abbiamo scoperto in quella zona lì, e poi vedrete i video, le fotografie più nel particolare, dove c'è in pratica, e parliamo di un suolo comunale, di un fabbricato che appartiene al comune, c'è una vera e propria discarica. Allora, c'è dell'Eternit incellofanato, malamente, ma incellofanato, è depositato lì, sono delle lastre di Eternit, sono dei tubi tutti rotti, e quindi, diciamo, nelle condizioni peggiori, nelle condizioni dove c'è più rischio di inquinare, e ripeto, incellofanate malamente e depositate là. In più, sempre dietro qui c'è un'automobile
praticamente rottamata senza targhe, buttata lì come se fosse una discarica, e in più dietro c'è un'enorme quantità di pneumatici che sono stati ammucchiati. Poi più avanti vedrete nel video sia le foto che proprio le riprese video di questa situazione. E noi questa cosa qui il 6 di marzo l'abbiamo denunciata e l'abbiamo fatta presente all'amministrazione comunale. È trascorso un mese e non è accaduto nulla. Allora poi ci siamo preoccupati di prendere carta e penna, e se vedete nella pagina internet che state visitando troverete proprio il testo della lettera regolarmente protocollata al comune, e questo è successo un mese fa già, dove noi abbiamo suggerito al sindaco, prima di tutto gli abbiamo ricordato quello che stava accadendo in quest'area, in più gli abbiamo suggerito anche dei provvedimenti da prendere, il primo di buon senso, per salvaguardare la salute dei bambini che vanno a scuola, la salute dei lavoratori che diciamo prestano servizio presso il comune e prelevano i mezzi che stanno qui dentro, la salute dell'operatore o dell'operatrice che porta, voglio dire, le derrate alimentari alla scuola, ma quello che ci preme di più, la salute dei bambini. Noi avevamo suggerito al sindaco un intervento che si può risolvere in un minuto, disporre che gli scuolabus non vengono più parcheggiati in questo stabile e nel frattempo che si risolve il problema parcheggiarli da un'altra parte, semplicissimo, anche perché purtroppo per come è il territorio qui intorno non riusciamo a fare né una ripresa né una buona fotografia, un buon scatto fotografico proprio sulla copertura, ma la copertura è in forte stato di degrado, quindi è nelle condizioni diciamo peggiori in cui dovrebbe essere. Poi abbiamo suggerito anche al sindaco un'altra cosa: vogliono continuare ad utilizzare nel frattempo che si risolve questo problema questo fabbricato? Benissimo, allora vanno ad un ferramenta, acquistano una di quelle vernici speciali impregnanti che si usano per diciamo risolvere il problema temporaneamente, potrebbero fare questo intervento che non ha dei costi esagerati e che può essere messo in piedi nel giro di poche settimane. Da un mese a questa parte non è successo niente, ecco perché stamattina siamo venuti qui a chiedere conto di questa cosa. Ci ha messo un po' il bastone fra le ruote, lo dico bonariamente, lo voglio dire così, il Giro d'Italia, diamo un po' la colpa al Giro d'Italia se non sono venuti i giornalisti, perché noi li abbiamo avvisati praticamente tutti e la scusa diciamo per non venire qui, il fatto che c'è qualche strada magari chiusa, però a partire dalle 12:30. E noi l'avevamo convocato alla conferenza stampa alle 11 e giornalisti non è venuto nemmeno uno. Diciamo che la colpa è delle strade chiuse a causa del Giro d'Italia, ma ahimè devo registrare anche una certa disattenzione da parte degli organi di informazione su questo problema, che è davvero grave, perché in condizioni normali quest'area qui dovrebbe essere sequestrata immediatamente, bonificata con altrettanta velocità. Ahimè, sempre responsabilità del Giro d'Italia, abbiamo chiamato i carabinieri, però ci hanno detto che non poteva passare nessuno stamattina proprio per il Giro d'Italia. Evidentemente la salute pubblica dei cittadini è meno importante del Giro d'Italia. Purtroppo è così. Vabbè, comunque. Avete capito o non avete capito? Quindi io ho chiuso l'orecchio e un occhio stamattina. Non deve chiudere un orecchio e un occhio, anzi, se lei viene a verbalizzare, noi siamo contenti. Marco Marchese, no, non so, Di Nocera. Ascolti, mi è impegnato col Giro d'Italia. Bene, però qui c'è una discarica, però c'è una discarica d'amianto. Ci sono i vigili urbani, che se c'è qualcosa, chiamate i vigili urbani. Vabbè, noi proviamo a chiamare i vigili urbani, ma adesso stiamo parlando però con i carabinieri. L'ho capito, lei prima che fa qualcosa di pubblico, sì, è venuto ad avvisare l'autorità di pubblica sicurezza. Vabbè, non l'abbiamo avvisato stamattina e siamo in difetto, pazienza. Pazienza. Che dovete fare con calma, che c'è tempo per vedere le altre cose, perché se no non riusciamo. Vabbè, però se stamattina passava qualcuno, no, 5 minuti. Nessuno, perché siamo impegnati con addirittura volontà. Ah, c'è, ma purtroppo che per il Giro d'Italia. Qua c'è l'amianto, il Giro d'Italia. Rimarrà ancora tanto tempo sicuramente. No, guardi, queste sono delle lastre d'amianto incellofanate e se uno va a nottetempo da qui li prende, li sposta e li butta da un'altra parte. Non sono le lastre sul tetto, capito? Ho capito, ma secondo lei no? Si possono spostare immediatamente le lastre? Sì, me li metto in macchina e li sposto. No, certo che non si può fare, ma se uno vuole può farlo stanotte, stamattina, qua è tutto aperto.
Guarda che ne fa cortesemente, vado a vedere che il vigile che c'è là sopra, il comando dei vigili, che sicuramente che te ne prenderà visione, che te avviseranno l'ASL che te per rimuoverlo. Vabbè, ho capito, io comunque mo chiamo il 112, così magari il pronto intervento sarà magari più sensibile della caserma. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma noi dobbiamo bloccare le strade. Va benissimo. Non c'è problema, ci mancherebbe. Allora. Va bene, buona giornata. Marchese ha detto si chiama? Marco. Marchese Marco. Sì. Va bene, le auguro una buona giornata. Pure a lei. Arrivederci. Abbiamo chiamato il 112, abbiamo chiamato la caserma dei carabinieri, ci hanno semplicemente invitato a fare denuncia, ma possibilmente nel tardo pomeriggio dopo che è passato questo Giro d'Italia. Sempre perché la salute dei cittadini molto probabilmente viene utilizzato questo metro di misura è meno importante. Io è meno importante della manifestazione sportiva. Io faccio sempre un esempio. Se io avessi qui una boccettina con dentro un gas nervino e minacciassi di rompere per terra questa boccetta di vetro, le persone che stanno a fianco a me scapperebbero inorridite immediatamente. Se avessi un sacchettino con dentro polvere di amianto, questo invece non accadrebbe. Perché? Perché la percezione, percepito il pericolo, è percepito in un modo diverso. Puoi chiudere la macchina? Ok. E il pericolo è percepito in un modo diverso, cioè un inquinante che crea un problema nell'immediato causa chiaramente che tutti scappano. Invece l'amianto, l'Eternit, che cosa fa? Il danno lo provoca fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni. Ecco perché non è percepito neanche dall'istituzione pubblica. Questo è gravissimo. Questo è veramente grave, perché anche se questo fabbricato ha un solaio per cui l'Eternit non è a diretto contatto con gli scuolabus che stanno dentro, anche soltanto l'agire degli agenti atmosferici anno dopo anno, e questo qui ripeto è una tettoia già in forte stato di degrado, causa un rilascio di fibre d'amianto anche soltanto per effetto del dilavamento delle piogge, quindi questa è un'area che comunque subisce una certa contaminazione d'amianto. Io ho una domanda per il sindaco e anche per tutti quanti i genitori dei bambini che utilizzano questi scuolabus. Questi signori sono tranquilli per i loro figli di questa situazione? Cioè stanno tranquilli che il furgone della mensa scolastica è in un posto contaminato dall'amianto? Stanno tranquilli che gli scuolabus stanno in un fabbricato e in una zona contaminata d'amianto e dove c'è una discarica abusiva d'amianto che hanno portato lì? Io ad esempio vorrei sapere, questa non è un'area qualsiasi, è un'area comunale. Io vorrei sapere chi è che ha dato l'autorizzazione per scaricare quell'Eternit e quei tubi in amianto là dentro, perché o hanno fatto uno scarico abusivo nottetempo e allora la responsabilità dell'amministrazione è una mancata vigilanza, perché come potete vedere qui è tutto aperto. Se io avessi adesso qui una lastra di Eternit potrei prenderla e potrei abbandonarla lì, e quindi la responsabilità sarebbe la vigilanza. Due, ancora peggio, se quel discarico di amianto che sta lì è stato autorizzato. E poi, come si vedrà, ripeto, nelle fotografie, appena si va dietro questo fabbricato c'è una montagna di pneumatici, gomme di macchina, che sono state scaricate là invece di essere smaltite. Quello è un rifiuto speciale che va smaltito in un modo speciale. In più si vede anche da qui, c'è una macchina rottamata. Quindi come si può tollerare in un paese civile che esistano queste cose? Come si può tollerare a Fiume Freddo che i bambini devono essere a rischio di contaminazione d'amianto? Poi magari qualcuno a 40 anni, a 45, a 50, a 30, magari morirà, prenderà il tumore al polmone e tutti saranno dispiaciuti. Poverino, è morto giovane. Chi si ricorderà di questo problema nel 2011?